Ciao e benvenuti in un nuovo video. Oggi video diverso dal solito perché voglio rispondere a qualche domanda che ho letto nei vari commenti e soprattutto perché voglio dirvi qualcosa sul canale che sicuramente non sapete. Allora, tutto parte da questo commento qui di questo ragazzo che mi scrive: la tua fottuta sincerità mi piace da porco. Adesso, al di là dell'espressione, che sicuramente l'ha scritta in questo modo per ricalcarla, no? Però ecco, voglio proprio dare ragione a questa persona e cercare di essere ancora più sincero di quanto lo sono da quando ho aperto il canale. Che ribadisco e ripeto che è stato aperto per gioco, non con un obiettivo ben preciso all'inizio e non con un, diciamo, un voler fare chissà che cosa. Però ci tengo a sottolineare degli aspetti che, diciamo, qualcuno mi ha anche chiesto nei commenti e qualcun altro magari non lo scrive, ma se lo domanda. Il discorso degli accessori, parlo soprattutto di quelli, è nato per puro caso, nel senso che il canale è cresciuto nella fase iniziale dagli 0 iscritti fino ai 1000, che sono stati molto veloci. Alcune aziende mi hanno contattato e mi hanno chiesto se volessi collaborare con loro, in che modo, mandandomi dei prodotti gratuitamente che io avrei dovuto recensire, cosa che sto facendo, per aiutarli nel discorso del fatturato. Ho accettato perché l'ho vista come un'opportunità e la vedo tuttora come un'opportunità. Per provare dei prodotti, non pagarli e magari dare la possibilità a qualcuno di comprarli con uno sconto. E fino a qui ci siamo, no? Mi sembra che l'ho già fatto questo discorso e mi sembra anche piuttosto intelligente perché, insomma, così come la vedo io, insomma, mi sembra un discorso intelligente. Che cosa è, come si è evoluta poi questa cosa? Si è evoluta in questo modo, che le collaborazioni, e questo lo dico anche se molti altri YouTuber che collaborano magari non lo dicono, chissà per quale motivo, o forse il motivo lo so, queste collaborazioni in realtà portano anche dei guadagni economici, perché queste aziende, oltre a non farti pagare il prodotto, che ti arriva a casa gratuitamente e alcuni lo sapete che hanno un costo importante, no? Ti danno anche una percentuale sulle vendite. Adesso, perché alcuni YouTuber non lo dicono e io invece sì? Perché io sono anni che lavoro con la partita IVA e quindi a me il discorso della vendita e delle provvigioni mi appartiene da più di 10 anni. Ok, io ho una ditta individuale a regime forfettario che tra l'altro da poco hanno alzato il regime massimo ad 85.000 euro l'anno di fatturato, quindi per me fare una fattura in più al mese per queste aziende che mi pagano, diciamo, una piccola provvigione su tutto il fatturato che gli faccio fare, per me non è un problema. Poi magari lo so che ci sono altri YouTuber che prendono questi soldi magari in nero e quindi sui video non lo dicono. Pazienza, a me non mi interessa, io siccome sto tranquillo che so che posso dirlo, non lo dico per dare una giustificazione, ma ve lo dico per farvi capire perché magari monto più accessori, faccio più video sui prodotti delle aziende e via dicendo, perché se a fine mese vado a guadagnare. Oltre a non pagare i prodotti, vado anche a guadagnare qualche cifra che mi fa comodo per le spese che, diciamo, ognuno sostiene nell'arco del mese. Non vedo che cosa ci possa essere di male. E siccome sono sempre stato onesto e sincero, mi sembrava giusto sottolineare questo aspetto. Adesso quello che vorrei spiegare ai molti che commentano, secondo me, senza troppo accendere il cervello o pensare, è questa cosa qui. Fare i video per recensire un prodotto o tanti prodotti è un impegno che sottrae del tempo al lavoro, alla famiglia, alle mie passioni, perché avere una collaborazione non significa semplicemente che bello, ho il prodotto gratuito, me lo installo e ho finito. Non è così. Da quando arriva il prodotto, tu sai già che devi ritagliarti del tempo, che poi se il prodotto è facile basta un'ora o massimo due, se il prodotto è complicato, come è successo per le maniglie, per il soft closing, per il monitor, insomma, per alcuni accessori più complicati, magari ti parte mezza giornata e quel tempo a me non me lo rimborsa nessuno, siccome so che il tempo è denaro e lo sapete anche voi, è un impegno. Poi c'è tutto il discorso legato al montaggio del video. Perché dopo che hai registrato tutte le parti del, diciamo, l'unboxing, del montaggio, del funzionamento, devi montare il video, ok?
E montare il video, per chi non è esperto, e anzi io lo faccio col telefono, è un impegno che porta via altro tempo. Ci siete? Dopo averlo pubblicato il video, e poi arrivano le mail di tutte quelle persone che mi chiedono informazioni durante l'acquisto. Io voglio bene a tutti quanti, ma ricevo delle mail veramente da perdita di tempo, cioè di persone che stanno pensando se tra un mese ordinare quel prodotto che ho recensito, e quindi mi fanno delle domande a volte sensate, a volte da perdita di tempo. Io sono una persona educata e rispondo a tutti, e magari la sera, mentre guardo il film con le mie figlie, sto lì e devo rispondere. Devo perché? Perché sono una persona educata, e perché se uno mi manda una mail cerco di rispondergli, no? Con tanti mi ci sono sentito al telefono per questi prodotti, tantissimi su WhatsApp. C'ho una rubrica dove con la parola Tesla inizio, quindi Tesla Marco, Tesla Luca, Tesla. C'ho una marea di contatti con Tesla perché sono tutte persone che ho aiutato nell'acquisto dei prodotti che ho recensito. Adesso voi che cosa credete? Che tutto questo non sia un impegno? Beh, sappiate che lo è. Ogni persona che vedete su YouTube che fa i video e li fa in un determinato modo, comunque ci dedica del tempo, sappiate che è una persona che sottrae tempo a tutto il resto della propria vita. Quindi, se c'è l'opportunità di guadagnare, perdonatemi, ma io, cioè, lo troverei veramente stupido non farlo. Cioè, io sfido chiunque di voi a fare un ragionamento così malato nel dire no, lo faccio perché io ho scritto Caritas in fronte, quindi lo faccio perché sono buono, e queste aziende che stanno dall'altra parte del mondo, io sono contento se fatturano grazie al mio lavoro, ai miei video, al mio diciamo impegno. Non è così. Queste aziende ti propongono una collaborazione dove di base c'è il prodotto in omaggio, ma perdonami, io il prodotto in omaggio, grazie che me lo mandi, ma se permetti poi vorrei anche che il mio lavoro, soprattutto se è ben fatto, venga ripagato. Quindi se acquisto una videocamera in più, se acquisto un microfono, se dedico del tempo, vorrei che mi fosse ripagato. E così deve essere, perché altrimenti non avrebbe senso, d'accordo? Quindi, senza che faccio i nomi delle aziende, ma tanto chi è più sveglio sicuramente lo sa, perché poi lo sapete con quale aziende collaboro. Vi faccio l'esempio: questa azienda qui, nel mese di giugno, non ha venduto tantissimi prodotti con il mio codice sconto. Infatti, la mia provvigione, la mia commissione è di 114 dollari. Buttali via, sono 100 euro circa, no? Poi c'è quest'altra che col codice Rocket ha fatto tante vendite. Tante, insomma, nel mese di giugno ha fatturato 2.800 dollari grazie ai miei video, al mio impegno e al mio tempo, e la mia commissione è di 228 dollari. Buttali via, sono 200 euro. Ma poi c'è quest'altra che è l'azienda che ha fatturato di più nel mese di giugno con il mio codice sconto, quindi grazie ai miei video e al mio lavoro, perché ha fatturato 9.700 dollari in un mese e la mia commissione è 485 dollari, quindi circa 450 euro. Buttali via, visto che magari mi sono dovuto fermare sotto al sole o per strada o in casa a fare il video, poi a casa a montarlo, pubblicarlo, rispondere a tutti quelli che sono interessati al prodotto. Se permettete, mi sembra giusto che questo venga ripagato. Ah, poi non vi ho detto, ma ci sono anche i guadagni di YouTube che sono ridicoli, perlomeno per un canale con meno di 2000 iscritti come il mio, dove ad aprile è 50 euro, a maggio 74 euro e a giugno 63,70 euro. Questi, diciamo, sono, diciamo, di contorno, però anche questi nel canale ben vengano. Adesso, come è successo per i referral di Tesla, dove io ho acquistato il boost, diciamo, grazie ai referral, parte di questi guadagni, pensate quanto sono idiota, scemo, vabbè, perché in realtà è un piacere, li reinvesto o su altri prodotti che pago di tasca mia, tipo le luci, tipo altre cose che stanno arrivando che ho comprato, perché magari queste aziende non li hanno, perché io voglio un altro tipo le coperture in carbonio per gli inserti in legno all'interno della macchina, io le ho trovate su altri siti, o che erano in carbonio vero, diciamo esagerate per il tipo di cambiamento, oppure adesivi, che a me non piacevano, tipo wrap, me li sono comprati su Amazon. Quindi magari parte di questi soldi li investo in questo modo. O
peggio ancora, e di questo mia moglie lo sa, che mi dice che sono scemo, alcuni video addirittura li sponsorizzo, quindi pago per aumentare le visualizzazioni, perché poi aumentando le visualizzazioni, diciamo, aumenta il flusso, diciamo, di utenti sui siti che comprano i prodotti. È un po' un cane che si morde la coda, che senso ha guadagnare delle commissioni se poi devo pagare per sponsorizzare i video? Però a me piace, il canale cresce, alla fine lo faccio anche perché mi piace, quindi capite bene che dietro tutto quello che voi vedete nel canale, i Rocket, ma che sta dietro a tutti i canali, c'è un grosso lavoro che secondo me è giusto che venga ricompensato. E quindi quando un'azienda mi dice: Paolo, ti piace questo prodotto? Io alcuni prodotti non li ho voluti, Alcune aziende hanno storto il naso, nel senso: ma perché questo non lo vuoi recensire? Perché mi fa cagare. Scusatemi. Poi io ce l'ho il prodotto, lo utilizzo. Io di tutti i prodotti che ho recensito non ne ho smontato uno. L'unico prodotto che ho smontato erano il coprivolante, perché sapevo che stava arrivando il volante nuovo. Quindi tendenzialmente non è che faccio come alcuni youtuber che recensiscono il prodotto, lo installano e poi il giorno dopo lo tolgono perché gli fa schifo e lo fanno solo perché gli è stato chiesto. Io sono stato chiaro fin dall'inizio con le aziende: sappiate che i prodotti che a me non piacciono, io non ve li recensisco. Semplice, no? Tutto il resto che mi piace lo recensisco e faccio il possibile per farvelo vendere, a patto che ci sia anche una piccola commissione che mi rimborsi il tempo che sottraggo. Adesso il discorso, purtroppo è chiaro che nel mio caso è molto piccolo, perché io non sono il, non faccio nomi, lo youtuber di tendenza che ha 200.000 iscritti o 500.000 iscritti o alcuni più di 1 milione di iscritti. Quelli lo fanno per lavoro, è chiaro. Io lo faccio per divertirmi, però dietro, insomma, cercate di capire che è giusto che io mi impegni in questo modo, a patto che poi venga compreso e capito. Apro l'ultima parentesi. Il discorso di tutti questi accessori, a parte che avrà un termine, l'ho detto, perché la macchina è in leasing, quindi per me non ha senso andare a installare accessori fino al giorno prima di riconsegnarla, perché poi vanno smontati, quindi forse, perché poi magari se la vendo in privato no, ma comunque c'è un tempo massimo che io mi sono prefissato, dopodiché non collaborerò più con le aziende di accessori, perché a meno che non siano accessori veramente sciocchi che possono essere installati e tolti, diciamo, in una frazione di secondo, ma altrimenti lavori importanti sulla macchina non li andrò a fare. Ma altra cosa, non è detto neanche che io arrivi a 4 anni con leasing. Magari io con leasing intendo con queste modifiche su una macchina in leasing. Magari io tra un anno levo anche il wrap e levo le modifiche che ho fatto e la riporto originale. Questo dipende da come mi va di fare e di gestire l'automobile. Non ho pagato i prodotti, quindi non ho neanche la preoccupazione di dire: vabbè, adesso l'ho pagato, che faccio? Non lo uso. No, non l'ho pagato, quindi volendo lo smonto e lo regalo, per esempio. Quindi non è tutto così indelebile, perché molti di voi commentano come se io avessi fatto delle cose che poi, cioè, tutto quello che è installato sulla macchina si può togliere, tranquilli che se volessi riportarla originale ho tutto da parte, dai tappetini al volante, tutto, non c'è nulla che io ho buttato, anche i fregi Tesla. Io ho quelli cromati originali, quindi se io voglio tolgo tutto e rimetto tutto originale. Probabilmente succederà, o sicuramente succederà nel caso in cui dovessi restituire la macchina a Tesla. Vedremo, non lo so. Per adesso mi sto divertendo, mi piace. Alcuni accessori li ho rivalutati, non mi piacevano all'inizio, mi piacciono di più adesso. Alcuni altri invece all'inizio piacevano tanto, adesso un po' meno. Comunque ce li ho, li tengo perché tutto sommato fanno, diciamo, la macchina che sta diventando. Ne arriveranno altri finché mi andrà, finché vorrò e finché mi divertirò. Dopodiché lascerò perdere. Non siete costretti a seguire il canale per poi dover commentare: ah, ma questo è brutto. Ma cazzi miei, cioè, passatemi il termine, cazzi miei, è brutto, l'ho montato io. Magari a qualcun altro piace, l'ha comprato col 20% di sconto, quindi il tuo commento è brutto. È un commento stupido, cioè, nel senso, al limite puoi dire: a me non piace. Ci sono una serie di commenti spettacolari dove la gente ha commentato dicendo: a me non piace. Beh, applauso, purtroppo dovrebbe essere la normalità, ma a quanto pare la volpe che non arriva all'uva dice sempre caserba, perché, perdonate, uno che deve pensare se, sono una piccola parte, ringraziando Dio, YouTube ha una qualità di persone che seguono i canali molto più alta. Cioè, TikTok, per esempio, io non, cioè, veramente ci gira solo la feccia dei social, perché là è impossibile gestirlo il canale su TikTok. Detto questo,
ve l'avevo detto che era un video diverso, vi ho attaccato questo mega pippone, però ci stava, era anche per diciamo rendervi partecipe delle decisioni del canale, di quello che accade. Spero che nonostante il pippone vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Ciao e al prossimo video.